Come faccio a raccontarti questa storia incredibile? Da piccolo ero un disgraziato. A scuola, i primi 6 mesi, non ne volevo sapere niente. E sai perché? Perché volevo fare quello che mi pare, dove voglio andare a parare. Oggi, finalmente, faccio quello che mi pare. Non ho mai ceduto. Non mi sono mai lasciato inglobare nel sistema. Ho sempre voluto capire le cose prima di farle. Ho sempre voluto comprendere perché io avrei dovuto farle e non ho mai seguito il gregge solo perché si doveva fare così. Una volta seguivo perché c'era un mentore, un'altra volta seguivo perché c'era un personaggio famoso che mi faceva identificare con quell'azione, un'altra volta era semplicemente perché ero ispirato da un non so che. Quando ero più piccolo nemmeno facevo questi ragionamenti, andavo semplicemente a mi va o non mi va. Fino all'età di 20 anni di studiare inglese non mi andava e non ho studiato mai inglese. A 20 anni il click, ho iniziato a studiare inglese perché mi andava, la motivazione era profonda, non sapevo quali fossero stati i vantaggi, le illuminazioni, le aperture che avrei avuto, ma mi andava e l'ho fatto. Perseverando negli anni ho imparato la lingua in modo proficient, in modo altissimo, sono diventato insegnante di inglese, interprete e traduttore, anche se poi, diciamoci la verità, come lavoro principale, l'interprete e traduttore non è stato mai così costante come uno sogna quando va all'università. Ma era una mia passione, ho studiato per passione, non per trovare il lavoro. E questa passione mi ha portato ad andare a insegnare inglese per passione, per trasmettere agli altri quello che io avevo trascorso, imparato e appreso sulla mia pelle. Cosa è successo proprio in questi giorni? Che questa mia passione mi ha portato ad essere pronto per una chiamata. Il cognato di una mia carissima amica, che è organizzatore di un importante evento, mi chiama per fare da interprete ad una conferenza con uno dei scrittori più importanti a livello mondiale. Mi sto preparando molto bene per questa conferenza che è fra 2 giorni, ma cosa mi ha fatto dire sì? Non ti puoi preparare per un lavoro così in una settimana, non ti puoi preparare per un lavoro così in un mese, non ti puoi preparare per un lavoro così in un anno. Per accettare un lavoro così devi essere già pronto. Per affrontare una conversazione in inglese non ti puoi preparare, devi essere già pronto. Dove voglio arrivare? Al fatto che ho sempre continuato a perseguire il mi va, ovvero imparare l'inglese, studiare l'inglese, insegnare l'inglese e usare l'inglese quotidianamente per la mia vita personale, in primis, sfruttandone io i vantaggi che poi insegno ai miei studenti. Quindi perseguendo ciò che è una mia passione personale, mi sono ritrovato a essere pronto e poter dire sì. Ovviamente non è che non abbia quel minimo di timore e quell'ansietta da prestazione che è normale avere. Proprio per questo in questi giorni mi sto preparando, sto ascoltando molte interviste di questo scrittore famoso, sto facendo al meglio delle mie possibilità per essere preparato. Ma la preparazione fondamentale è quella che è stata negli anni nel fare ciò che mi piace, ciò che mi va e la mia passione, che è quello che sto trasmettendo e cercando di trasmettere con questi brevi video. Se qualcosa ti è arrivato di questa mia passione, se qualche messaggio tra le righe hai percepito, condividi. Lascia un commento e iscriviti al canale. Thank you very much and see you on the other side.